continuiamo le conversazioni sul lato oscuro dell'estate, concentrandoci su che cosa? Sul perché aumentano in autunno le malattie sessualmente trasmissibili, perché di fatto usiamo poco il principale strumento di protezione, che è il profilattico. Allora, la domanda cardinale: perché innanzitutto è importante parlarne? Perché l'informazione, conoscere, è il prerequisito per proteggersi. È in particolare importante per i nostri ragazzi dare le informazioni giuste, come insegnanti, come genitori, come allenatori e allenatrici, perché attraverso l'autoprotezione diamo modo di essere felici anche sessualmente, ma senza, come si dice, pagare un po' un prezzo di varia pesantezza sulla loro salute. È stata fatta un'indagine su giovani universitari, Istituto Superiore di Sanità, che ci dice che cosa? Che il 57% degli uomini intervistati, universitari, studenti, dice di avere rapporti occasionali. Lo fa anche il 41% delle donne intervistate, ma qual è il punto? Che il 22% non usa il profilattico di fatto nei rapporti occasionali. E addirittura il 28% non lo usa nei rapporti abituali. Quindi cominciamo a vedere che una parte importante della popolazione giovane con alto titolo di studio non si protegge, di fatto più di uno su due. Qual è il metodo contraccettivo usato da questi ragazzi e ragazze? Il 24% ci dice coito interrotto, termini popolari, il salto della quaglia o il salto dell'orso. Attenzione, questo non solo è a rischio per la contraccezione e il non avere gravidanze non scelte, non desiderate, ma ci espone totalmente al rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. E addirittura il 5% non usa proprio nessun metodo contraccettivo. E la motivazione qual è? Stiamo parlando di universitari? Mancata consapevolezza del rischio, il che vuol dire che a scuola e in famiglia non abbiamo fatto alcuna informazione di qualità sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, delle infezioni sessualmente trasmissibili. Quindi informiamo, educhiamo per proteggere. Allora, se noi andiamo ad analizzare proprio dal punto di vista emozionale e comportamentale, quali sono i comportamenti e i fattori che aumentano la vulnerabilità, in particolare dei nostri ragazzi, ma anche nelle fasce di età superiori? Numero uno, l'impulsività, la rallentata maturazione della capacità di autocontrollo. Una volta si diceva prima il dovere, poi il piacere. Oggi si dice prima il piacere, forse o mai il dovere. Provo piacere e quindi esisto. Legare il proprio senso di esistere solo al piacere sessuale ci espone a molta vulnerabilità accelerata da quell'esplosione ormonale puberale che rende improvvisamente sensibili ragazzi e ragazze all'odore sessuale, i feromoni. Ecco che questa tempesta ormonale ci porta tutte le paraboliche del cervello a guardarci attorno con molta attenzione. Benissimo, un aspetto meraviglioso della vita, il corteggiarsi, il sentirsi sessualmente vivi e vivaci, ma attenzione a educare altrettanto al controllo degli impulsi. Cosa vediamo? Soprattutto i ragazzi e le ragazze che soffrono di solitudine, che non hanno avuto rapporti significativi prima di tutto in famiglia, non basta viziarli. Siamo presenti nel cuore dei nostri figli, nella loro mente, nel loro senso di sentirsi amati. Ecco che questa insoddisfazione affettiva, questa frustrazione affettiva si traduce in un secondo elemento di vulnerabilità: sesso, cibo e alcol come surrogati affettivi che aumentano la vulnerabilità poi a rapporti troppo precoci e non protetti. Mi sento di consigliarvi un testo che ho letto con grande piacere molti anni fa, Kitchen Table Wisdom, per chi ama l'inglese, Le storie che curano, di Naomi Remen, che è stata una straordinaria pediatra e valorizzava l'importanza nella crescita serena e solida e con amore verso la vita dei nostri figli quando dedichiamo molto tempo alla conversazione con loro, in particolare quando si è a tavola, almeno a cena, a tablet e dispositivi spenti, ascoltando finalmente la loro voce con dedicata attenzione. Terzo, la promiscuità compulsiva, questo binge sex si dice, questo sesso compulsivo che indica che cosa? Un difficile rapporto col proprio corpo, un
perdita del senso dell'importanza di assaporare la conoscenza dei due corpi, la perdita del gusto della sensualità nel gustare e anche questa liturgia del condividere una crescente intimità. Tutto subito, una penetrazione, poi chiedersi, scusa, come ti chiami? Ecco, questo bruciare i tempi porta a perdere, tra l'altro, l'alfabeto dell'amore e dell'intimità e il senso di esclusività nella coppia. In più, oggi, negli ultimi anni, vediamo un sesso come ossessione di performance più esibita che non vissuta, con un'escalation di trasgressione per migliorare il ranking coi like quando poi le immagini o i video vengono postati su internet. Quindi questa grande enfasi sui selfie sessuali è un altro ulteriore elemento di vulnerabilità anche alle infezioni sessualmente trasmesse. Nello stesso tempo vediamo, quarto fattore, uno scarso senso di responsabilità, e deve partire da un concetto: perché mi proteggo? Perché valgo? E perché dobbiamo educare i nostri figli ad autoproteggersi anche dalle infezioni sessualmente trasmissibili? Tesoro, perché vali? La prima protezione è quella quando si fa l'amore, per essere sicuro di essere felice, ma di non avere poi un prezzo in salute. Ancora questo esibizionismo contemporaneo: esisto perché mi mostro, valgo perché mi mostro, e l'aspetto sessuale è quello che sta esplodendo nella richiesta, nella circolarità dei like, ma questo fa perdere attenzione ad altri fattori molto più solidi di autostima, di realizzazione nella vita, di autoefficacia. Bulimia sessuale, questa fame compulsiva di sesso, che cosa comporta? Fa abbassare molto la guardia sull'autoprotezione, con rischio di aumentare che cosa? Contraccezione di emergenza, oltre 350.000 pillole usate in Italia in un anno, gravidanze indesiderate, infezioni sessualmente trasmissibili, infertilità, ma anche, attenzione, aumentato rischio oncologico per tumori causati da papillomavirus oncogeni. Quindi vaccinatevi a tutte le età, perché questo almeno ci protegge da virus estremamente pericolosi anche sul fronte della salute, e preveniamo invece tumori papillomavirus dipendenti. Ma anche grande attenzione alla bulimia sessuale, per il rischio di associarla a alcol, droghe, ma anche al rischio di violenze e abusi se si perde il controllo. Quindi come possiamo proteggerci? Anzitutto conoscendo quali sono le principali malattie e infezioni sessualmente trasmissibili. Poi proteggersi, vaccinarsi innanzitutto contro il papillomavirus, ma anche contro l'herpes. Eliminare ciò che altera la capacità di giudizio nelle diverse situazioni. Posso andare a ballare e divertirmi, ma mia nonna raccomandava non bere alcolici, perché se sei sobria il pericolo lo annusi e ti salvi in tempo. E poi utilizzare il profilattico in ogni tipo di rapporto. Profilattico perché è un metodo di barriera contro tutte le infezioni sessualmente trasmissibili. Ci protegge anche dalle gravidanze indesiderate, va indossato in tutti i tipi di rapporto e durante tutto il rapporto. Allora, le vostre domande: è difficile far usare il profilattico? Se il ragazzo mi dice, ma come? Di me non ti fidi? Cosa gli rispondo? Ma tesoro, di te mi fido moltissimo, ma siccome i virus cattivi sono più furbi di te e di me, ti metti il profilattico fin dall'inizio e così siamo sicuri tutti e due. E se no, amore mio, non se ne parla. Altra domanda: perché se il ragazzo usa il profilattico mi viene la candida? Attenzione, non è il profilattico a causare la candida, bensì il muscolo elevatore dell'ano che chiude in basso il bacino e circonda la vagina, si è contratto, restringe l'entrata vaginale e aumenta quindi la probabilità di inibizione riflessa della lubrificazione per il fastidio, e aumenta la probabilità di microabrasioni che aumentano anche la risposta immunitaria atipica alla candida, che poi predispone, pensate, non solo al dolore ai rapporti, ma anche alla vestibolite e alla vestibulodinia. Allora, in sintesi, che cosa dobbiamo fare? Rilassare il pavimento pelvico con una fisioterapia appropriata, così da garantire l'appropriato rilassamento muscolare. Si può usare allora benissimo il profilattico, far l'amore di gusto, però molto molto protetti. Io ringrazio Giovanni Sole, il nostro regista, per l'aiuto impareggiabile, ringrazio Italpress per l'ospitalità.
e vi suggerisco di andare sui due siti per approfondire questi temi molto molto rilevanti per la salute di tutti noi. Grazie ancora per l'attenzione e a lunedì prossimo per un altro tema formidabile, sempre sull'aspetto degli amori d'estate. Grazie.